Ciao, buongiorno a tutti, mi chiamo Lucia Landi e sono qua oggi a parlare di engagement perché mi occupo di risorse umane, sono responsabile del personale in Cassa di Risparmio di 100. È una banca che alcuni di voi conoscono, una piccola ma grande realtà locale. Siamo una banca sul mercato dal 1879, 46 sportelli, 3 città principali, Bologna, Ferrara e Modena, 420 dipendenti. 420 dipendenti che sono il cuore della nostra azienda. Quindi un tema come quello dell'engagement mi tocca principalmente perché in un periodo storico ed economico come questo, lavorare sul personale comporta grandi sacrifici ma anche grandi soddisfazioni. Cos'è l'engagement per me? L'engagement non è soltanto avere il personale a bordo, avere il personale allineato, è aver comunicato in maniera chiara, semplice e capire che quello che si sta pensando viene poi realizzato. Secondo me il fil rouge che lega l'engagement, la semplificazione e l'innovazione è proprio questa semplicità, perché chi comunica in modo semplice è chiaro, chi è chiaro viene seguito, chi viene seguito spesso si evolve, può crescere e chi cresce sappiamo che fa più ricavi. E ovviamente in un mondo che richiede dinamismo, chi cresce in maniera semplice cresce adatto ai cambiamenti, veloce, riesce a cambiare È un velocemente. processo che non fa una piega, così non Così bisognerebbe sbagliare. non fa una piega. Certo, ci sono molti rischi, molte, diciamo, zone d'ombra e Quali sono in particolare? molto spesso non si viene percepiti come persone semplici, anzi, si viene accusati, parlo nella direzione, ad esempio io lavoro in direzione in una banca, vengo percepita dalla rete commerciale come una complicatrice di processi. Invece, quello che io cerco sempre di spiegare è che le cose per essere rese semplici vanno leggermente complicate all'inizio. Faccio l'esempio, noi siamo qui oggi con ADP, io ho voluto fortemente ADP in azienda, circa un anno fa avevamo un altro sistema di gestione e all'inizio è stato, diciamo, un disastro, ma perché le persone non erano abituate. L'esempio proprio banale, timbravano col badge e non riuscivano a fare la timbratura mediante computer e questo aveva creato un marasma. Quindi io ho cercato di complicargli la vita per qualche mese, me la sono complicata anche io, però adesso diciamo la gestione è informatizzata. Quindi cosa chiedo agli ADP? Di aiutarmi ad essere semplice perché se io sono semplice comunico con tutti. Questo processo di apparente, come dire, confusione iniziale, ma che invece si rileva come un vantaggio strategico in un Sì. passaggio numero due, vuol dire forse, ha a che fare forse con quello che il tema di oggi un po' ci suggerisce, il capitale umano, Sì. no? Human Capital Sì. Resources. È una parola che adesso, voglio dire, nel 2014 può avere un peso diverso da quello che magari era semplicemente indicato nei libri, nei manuali di qualche tempo fa. Più che può, secondo me deve avere un peso diverso, nel senso che la responsabilità per chi fa HR adesso non è più soltanto essere visto come l'ufficio amministrativo che fa i colloqui e le buste paghe, ma essere proprio l'ufficio che ti prende per mano e ti guida. Infatti in aziende più strutturate si parla di HR business partner, non si parla neanche più di HR puro, proprio perché l'HR deve essere inserito nel contesto proprio di business, fa business l'HR, non è più un support. C'è Quindi la consapevolezza che ormai la funzione HR è una funzione strategica di business o no? c'è, però questo implica un passaggio fondamentale, che il middle management deve iniziare a fare il capo, perché se è tutto delegato all'HR si continua a giocare con i soldatini, se invece l'HR supporta i manager, li fa diventare capi, diventano loro stessi gestori di È risorse. un processo molto interessante, oggi ci sarà da divertirsi nel nostro talk show. Ti chiedo un'altra cosa proprio a proposito di questo, te lo chiederò nel primo giro del nostro talk. La parola engagement per te, che valenza culturale, semantica, cioè che cosa vuol dire per te engagement? Anche in un hashtag, anche poi consolidato in una parola asciutta. Allora, engagement per me è una parola bellissima, ma che andava bene qualche anno fa, forse un anno e mezzo fa. Io adesso preferisco parlare di collaborazione, coinvolgimento e
per parafrasare un grande scrittore, mi viene da dire che essere coinvolti ci fa sentire forti, ma coinvolgere ci rende sprezzanti del pericolo, quindi diciamo collaborazione più che engagement. Quindi arricchiamo ancora di più questa parola che ha una valenza. Mettiamoci qualcosa sulle spalle di maggiore, però superiamo anche questo volere per forza che gli altri ci seguano. Grazie Lucia. Grazie a voi.